Ok, pace di Cristo, iniziando questo. Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Amen, pace di Cristo, fratelli, Dio vi benedica. Oggi in questo episodio speciale a tavola con Gesù, iniziando da Recco, fratelli, che siamo nella una cittadina della provincia di Genova. E in questo viaggio che stiamo andando verso il sud, lodando e glorificando il nome del Signore, fratelli. Prima di iniziare questo programma con noi, voglio presentarvi chi è con noi. C'è mia moglie, mia figlia Este, il pastore e la sorella Maria, e guidando il fratello Alessandro, il ministro incaricato dell'opera di Milano, mio fratello Giuseppe Luongo e il fratello Bruno Brocchetta, che veramente sta facendo da copilota al fratello Alessandro. Così vogliamo pregare e passare veramente una parola di incoraggiamento, un qualcosa di condividere insieme, lodando e glorificando il nome del Signore. Padre Santo, io ti ringrazio, Signor Gesù Cristo, per tutto quello che tu fai per noi, Signore. Grazie, Padre Santo, veramente come tu ci stai guardando nel viaggio. Guardaci, Signore, veramente in tutto questo, Signore, veramente in questo percorso che stiamo facendo, Signore, ogni parola che diremo, Signore, mettiamo davanti a te, Signore, ogni cosa, Signore. Guidaci, Signore Padre Santo, Signore, nel nome tuo santo. Amen. Amen. Così voglio passare per un saluto a mia moglie, che per mia moglie proseguirà passando la parola al pastore. Amen. Pace di Cristo a tutti, che Dio vi benedica. Per chi si è collegato adesso, siete in collegamento con il podcast Antioca di Torino e di Milano, e con la puntata speciale A tavola con Gesù. Siamo tutti insieme, un bel gruppo, partendo dalla Chiesa di Dio di Torino, e siamo in viaggio verso questo convegno che si avverrà nazionalmente nella regione Campania, presso Caserta, e gloria a Dio per questo. Siamo in questo momento come dice mio marito, siamo a Recco, quindi siamo in Liguria, e voglio dare da parte mia un saluto speciale a tutte le sorelle di Torino e di Milano. Gloria a Dio, pregate per noi per questo viaggio, che il Signore possa dare una parola anche a noi come donne e condividerla poi con voi al nostro ritorno. Quindi che Dio vi possa benedire. Passo la parola al pastore e che proseguirà il programma. Amen. Pace di Cristo, carissimi ascoltatori, un saluto di mia moglie prima. Pace di Cristo, amata Chiesa e amati ascoltatori del podcast Antioca Torino e Reb Milano. È una benedizione una volta in più poter condividere una parte della nostra vita e di ciò che il Signore fa attraverso questo ministero e con tutti voi. Gloria sia al nome di Gesù, che possiamo essere tutti nella benedizione del Signore ed essere edificati con ogni parola che il Signore provvede al suo popolo giorno dopo giorno. Il Signore vi benedica. Amen, pace di Cristo. Ricordate, carissime e amata Chiesa, un proverbio al giorno porta saggezza. Saggezza. Oggi è 28 di ottobre del 2016, quindi siamo al proverbio numero 28. Molto presto
nella mattina e il Signore mi ha portato a questi primi versi del libro dei Proverbi, capitolo 28, iniziando con il verso 5. Gli uomini dati al male non intendono la dirittura, ma quelli che cercano il Signore intendono ogni cosa. Quelli che cercano il Signore intendono ogni cosa. È triste trovare persone che abitano con una o dimorano con un stile di vita in confusione, crisi dopo crisi, e non intendono nulla. Che promessa tan bella è quella di intendere le cose che sono veramente importanti. E continuando con il verso 6, meglio vale il povero che cammina nella sua integrità che il perverso che cammina per due vie, benché egli sia ricco. Chi guarda la legge è figliolo intendente, ma chi è compagno di ghiottoni fa vergogna. Ghiottoni fa vergogna a suo padre. A ver, fratelli, che significa ghiottoni? Praticamente, correggetemi se sbaglio, ma quello che è ghiotto mangia senza mai soddisfare, oppure fa qualcosa sempre senza sempre in un modo che non si soddisfa, praticamente senza un limite, no? Senza limite. Mm-hmm. Ma non necessariamente stiamo delle cose di Dio sicuramente, ma sì. Quelle che della carne. La passione, le passioni che la carne desidera. E quindi veramente la parola di Dio porta saggezza, ogni proverbio porta intendimento. Io voglio avere questo tipo di intendimento, preferisco la integrità nella povertà del mio spirito che le ricchezze di questo mondo senza intendimento. Fratelli, tante volte ascoltiamo quando soprattutto le persone giovani, non lo so, sono indeciso, la indecisione è molto pericolosa, non so che fare, ho dubbio. Per chi conosce al Signore, veramente la nostra certezza è nella nostra fede, e senza fede è impossibile gradire al Signore. E la santità è importante, senza pace e santità nessuno verrà al Signore. E uno cammina in santità perché la fede ci aiuta a dare ogni passo, un passo di fede verso a quello che sempre gradisce al Signore. Questa puntata, ovviamente, a tavola con Gesù, è trasmessa da Milano, da Poliano Milanese, e passo la parola al nostro caro ministro Bracuto, avanti insieme al fratello Giuseppe Luongo e il fratello Bruno. Iniziamo sotto, come si chiama questo, tunnel? Preghiamo che per le gallerie non si ferme la linea, nel nome di Gesù. Amen. Amen, pace di Cristo, Dio vi benedica. Che piacere essere con questo gruppo rappresentando Torino e Milano in questo convegno nazionale. Andiamo con un cuore predisposto per ricevere un qualcosa affinché il Signore possa aiutarci anche a condividerlo con tutti quanti voi e con i gruppi che sono rimasti a Milano e a Torino, continuando portando avanti la Chiesa di Cristo. Questa mattina, come ha detto il nostro pastore, siamo nel Proverbio 28 e anche a me hanno colpito quei versi, e chiedo al fratello Giuseppe se gentilmente può leggere, credo, il verso 9 e il verso 10, che sono parte che hanno toccato il mio cuore questa mattina. A me, fratello Giuseppe,
Chi rivolge indietro l'orecchio per non udire la legge, la sua orazione altresì sarà in abominio. Chi trava gli uomini diritti per via cattiva, caderà egli stesso nella sua fossa. Amen. Che bel verso, e uno può pensare, no? Ognuno di noi può meditare in quante preghiere abbiamo rivolto al nostro Signore, quante preghiere non sono state ascoltate. Questo verso è un verso di incoraggiamento, specialmente in questi tempi difficili, a veramente ubbidire totalmente al nostro Signore Gesù Cristo, alla sua parola, affinché lui possa rispondere alle nostre preghiere. La seconda attenzione che la parola ci fa è che di non essere pietra d'inciampo per le altre persone. Questo è un altro veramente pericolo in questi ultimi tempi, dove dice che la parola, che molti si allontaneranno dalla fede, ma questo allontanarsi dalla fede non necessariamente può essere un qualcuno del mondo, ma anche fratelli, sorelle, persone stesse della Chiesa che in qualche modo stanno perdendo il cammino, possono portare altri fratelli fuori dal cammino del Signore. A me questo era quello che stava nel mio cuore, che Dio possa benedirvi, che Dio possa continuarvi a guidare. Rimanete connessi con podcast e con le prossime trasmissioni, e passo la parola al fratello Bruno e al fratello Giuseppe. Che Dio vi benedica. Amen. Amen, pace di Cristo a tutti, Dio vi benedica. Voglio dare semplicemente un saluto a ognuno di voi, a ognuno che ascolta questa bellissima radio, questa opportunità che abbiamo di ascoltare costantemente la parola del Signore e ricevere anche una parola nella nostra vita in questi ultimi tempi, in questi ultimi tempi che il Signore veramente è vicino, e dobbiamo stare attenti alla sua voce e veramente dobbiamo rimanere connessi con lui. Oltre che udendo e ascoltando la sua parola, è molto importante veramente avere un rapporto intimo e personale con il Signore, che veramente pregare che lui ci possa dare rivelazione su come comportarci, come agire e come andare avanti nel nostro cammino cristiano giornaliero, perché veramente noi possiamo essere, dobbiamo essere di benedizione ad altri, dobbiamo essere discepoli di Cristo e portare anime a Cristo. Questo è veramente lo scopo di ognuno di noi, di ogni cristiano, perché la parola dice, Gesù ha detto, andate per il mondo e fate miei discepoli, quindi persone che seguono un modello, il modello di Gesù Cristo, e che vadano in giro per il mondo creando altri discepoli, non semplicemente cristiani che sono fermi pregando o venendo semplicemente la domenica alla chiesa o partecipando in qualcosa e non in tutto. Il Signore non vuole questo, il Signore vuole la nostra partecipazione in ogni cosa e vuole che veramente noi possiamo uscire da queste mura della Chiesa per poter evangelizzare il mondo e per poter creare altri discepoli che a loro volta possano portare la parola e il modello di Cristo. Vi mando di nuovo un saluto, un abbraccio in Cristo a ognuno di voi e passo la parola per un saluto al fratello Giuseppe Luongo, e che Dio vi benedica. Amen, pace di Cristo, amati ascoltatori del podcast di Torino e Milano, e che Dio vi possa benedire grandemente in questo giorno, e che veramente quello che stiamo parlando in questo giorno possa essere di fortificazione per la vostra vita. E veramente andiamo avanti in ubbidienza, e che veramente il Signore ci possa benedire grandemente, e passo la parola al pastore. Amen, carissimi fratelli, Dio vi benedica. Fino alla prossima puntata, sicuramente faremo un'altra quando siamo vicino a Roma, nel nome santo di Gesù. Dio vi benedica, pace di Cristo.